6 novembre 1985, mercoledì, la Gazzetta dello Sport quel giorno titola Urla nel silenzio. Verona e Juventus entrano nello stadio comunale deserto. Si gioca a porte chiuse, ancora per la squalifica dell'Eisel. Attenzione, Ariston, sponsor ufficiale della Juventus, presenta la formazione ufficiale delle squadre. Verona, Giuliani, Ferroni, Calvagini, Tricella, Fontolà. E poi Brigel, Sacchetti, Volpati, Vignola, Di Gennaro, Elkier. Si comincia in uno stadio deserto. Pochi gli spettatori, sono i dirigenti delle due società e ovviamente i giornalisti per seguire questa gara di ritorno del secondo turno di Coppa dei Campioni. L'arbitro, lo ricorderete senz'altro, si chiama Wurz e andiamo a vedere quello che combinerà in una partita che rimane storica. Ricordiamo, dopo quella gara l'arbitro Wurz venne sospeso, non dirigerà più alcuna partita. Cabrini, Bonini, Manfredonia, Laudrup, Bonini. Il pallone per Manfredonia, troppo lungo, palla che si spegne sul fondo. È una partita equilibrata, il Verona risponde colpo su colpo. Qui Brigel svirgola e dà modo alla Juventus di rendersi pericolosa, ma c'è l'uscita di Giuliani. Il portiere del Verona va poi al rilancio. Elkier in lotta con brio, il pallone recuperato da Di Gennaro. Palla a Brigel che avanza, sulla sinistra a Galbagini che riceve. Il pallone in mezzo, Di Gennaro che non ci arriva. Sacchetti, d'esterno per Elkier in lotta con brio. Libera lo stopper della Juventus, ma è ancora Hellas. Di Gennaro, il tocco per Sacchetti per il primo tiro della partita, nulla di fatto. Ancora Verona, guardate che occasionissima per Elkier, c'è l'uscita di Tacconi e la Juventus che affannosamente si salva. Verona dunque subito pericolosissimo, l'azione prosegue con Sacchetti ma alla fine libera la difesa della Juventus. Ci prova Mauro, calcio di punizione, il colpo di testa e il pallone che termina sul fondo di Antonio Cabrini. Da Manfredonia per brio, tutto solo in area di rigore, interviene Sacchetti, poi libera Tricella. Ci riprova Laudrup a mettere in mezzo, libera Di Gennaro. Ancora Massimo Mauro, palla in mezzo per Serena, palla sul fondo. La prima svolta della partita, eccola qui. Mauro, Brigel che stoppa il pallone con la spalla, per il signor Wurz invece è fallo di mano, è calcio di rigore. Va nelle proteste, vedete, di Volpati, non c'era nessuno che poteva intervenire, il pallone era già morto, Bonini non poteva certo intervenire. Brigel che tocca con la spalla, per il signor Wurz è calcio di rigore. Dal dischetto Michel Platini. Dopo 20 minuti la Juventus è in vantaggio 1-0, ma al Verona, lo ricordiamo, basta un gol per ottenere la qualificazione. La squadra di Bagnoli ci prova, Di Gennaro, gran botta di Vignola su calcio di punizione, palla che termina alla sinistra della porta difesa da Tacconi. Qui è Galbagini, una ingenuità del difensore, un brutto approccio alla partita per Galbagini. Laudrup, il pallone per Mauro che svirgola, para agevolmente Giuliani. Laudrup è il più in palla dei giocatori della Juventus, il tocco per Platini, colpo di tacco con Volpati che dà all'indietro a Giuliani. Sacchetti fa viaggiare sulla destra
Tricella, proprio sotto la panchina dell'Hellas, un brutto intervento di Brio e gli animi si accendono. Calcio d'angolo di Vignola. Il pallone a Brigel. C'è Brio che probabilmente intercetta, probabilmente allo stesso modo, con la stessa parte del corpo di Brigel in occasione del rigore concesso alla Juventus. Poi Leroy Platini termina a terra, calcio di punizione. Esce Galbagini, entra Fabio Marangon. Ancora un fallo laterale di Elkier, il pallone in mezzo, ci prova Vignola, la palla per Ferroni, esce Tacconi. Brigel, tocco all'indietro per Tricella che apre proprio per Fabio Marangon, non fa complimenti Massimo Mauro, ma il cartellino per lui non scatta. Ancora Marangon, prova a trovare spazio sulla fascia di sinistra, il tocco è per Brigel. Ancora per Fabio Marangon, botta di destro, intercettata, la palla per Elkier e la palla buona per segnare, ma Tacconi gli chiude lo specchio della porta. Finisce quindi il primo tempo con il Verona che ha avuto le occasioni migliori per segnare, ma c'è tutta la ripresa, ma è proprio nel secondo tempo che accadono cose incredibili. Intanto vediamo il Verona in avanti, l'uscita di Tacconi. Ancora la formazione gialloblu che ci prova. Di Gennaro prova la conclusione dalla lunga distanza, la parata del portiere della Juventus. Ed ora attenzione, punizione di Di Gennaro. Guardate Serena, un intervento da portiere con i pugni per toccare il pallone ed evitare il colpo di testa di Fontolan. Guardate le proteste dei giocatori dell'Hellas. Davvero, a questo punto vedete Fontolan che fa il cenno del pugno. È chiaro a questo punto che la partita deve finire in un certo modo. Wurz estrae anche con forza un cartellino giallo. Andiamo a rivedere un episodio davvero incredibile. Ricordate il rigore che hanno dato alla Juventus? Ebbene, guardate questo. Eccolo qua. Serena che colpisce con il pugno. Tutti se ne accorgono. Se ne accorge probabilmente anche Wurz, che evidentemente non può fischiare il calcio di rigore. C'è il Verona che si disunisce, vedete questo brutto rinvio di Giuliani, c'è un intervento poco pulito di Mauro su Fabio Marangon, Giuliani che esce a vuoto e Serena che mette dentro il gol del 2-0, proprio pochi minuti dopo il clamoroso fallo da rigore ignorato dall'arbitro francese. La partita in pratica finisce qui, il Verona però gioca con grande orgoglio, vuole cercare di riaprire la partita, siamo, ricordiamo, 2-0. Sono tutte azioni dell'Hellas a questo punto, un gran tiro di Di Gennaro, la deviazione di Tacconi, poi ancora il calcio di punizione di Vignola, il pallone nel mucchio, ci prova a girare Sacchetti, ancora Tacconi che interviene, incespica Cabrini, fa partire Elkier, il danese entra in area, viene messo giù per l'arbitro, è tutto regolare e Brio addirittura chiama l'attenzione di Wurz per l'ammonizione ad Elkier. Juventus pericolosa con questo colpo di testa di Manfredonia, poi ancora Sacchetti, Elkier. Il pallone per Vignola, facile la parata di Tacconi. Il Verona gioca con la morte nel cuore per quanto poteva accadere in questa partita, il rammarico per le occasioni fallite ma soprattutto per le malefatte del signor Wurz. Brigel termina a terra in aria, non è rigore, ci mancherebbe. E poi ancora nel finale Di Gennaro, il pallone per Elkier. Un dribbling per saltare, per mettere a sedere due avversari. La conclusione parata da Tacconi. L'Hellas conclude in attacco. Da Vignola. Lo scambio con Volpati. Ancora Vignola. Palla sul destro. Il pallone che fa la barba al palo di destra della porta difesa da Tacconi. Ci prova la Juventus con Laudrup. La conclusione respinta da Giuliani. Laudrup sicuramente
amico tra l'altro di Elkier, il più positivo nella Juventus. Ancora un calcio di punizione di Vignola, la paratissima di Tacconi. Siamo sulla destra, ancora un cross di Gennaro, ancora Vignola e ancora una volta il pallone che non inquadra lo specchio della porta. Quindi Volpati, il pallone in mezzo, Elkier, il sinistro, termina in curva. Elkier poi va a discutere, vedete, con brio, gli animi ovviamente sono estremamente tesi, c'è grande nervosismo e come non potrebbe essere dopo che il Verona ha subito queste clamorose irregolarità. Lo ricordiamo, fu quella l'ultima partita diretta dal signor Wurz, poi la UEFA lo ha sospeso proprio per i clamorosi errori. La partita finisce, vedete gesti di cavalleria, Vignola che va a salutare Caricola ed ora state attenti ad Elkier. Elkier si toglie la maglia e poi va verso il signor Wurz. Ecco, state a vedere, ecco qui, vedete Elkier che scambia la maglia con brio ed ora si dirige verso Wurz e gli fa il gesto dell'assegno, l'assegno che evidentemente da qualche parte è partito. Eccolo qua, vedete Elkier, quanti soldi ti hanno dato per una partita come questa? Ed ora andiamo negli spogliatoi dove ovviamente tutte le dichiarazioni sono caratterizzate da questo arbitraggio davvero incredibile. È tutto qui il discorso, vedi, da un rigore inesistente come abbiamo visto dal replay che ha fatto la Rai, credo, nella sua trasmissione, a un secondo gol su un fallo evidentissimo su Merengon. Prima c'era stato questo fallo su Briga che anche la Moviola aveva detto che era rigore, era no? Rigore, ecco, qui è nato tutta la partita, è nato questo 2-0 che non ci stiamo. Non voglio esprimermi sull'arbitro naturalmente, ma la partita è andata così. Se altro fosse stato il rigore probabilmente il risultato poteva essere anche diverso. Ecco, sembra che la Juventus sul 2-0 abbia fatto soltanto un tiro in porta per ottenere questo 2-0, no? Sì. Suo colpo di testa. Come al solito la Juventus ottiene il massimo con il minimo di spesa, ormai lo sappiamo, questo è il loro sistema, però può essere un buon sistema. Signor Sindaco, era stato buon profeta nel primo tempo parlando di arbitraggio scandaloso. Sì, mi pare che nel secondo tempo l'arbitro non ha fatto altro che continuare quello che ha fatto nel primo e in pratica c'è stato sicuramente un fallo ai danni di Brighel in area molto più grave rispetto a tutti gli altri falli che sono stati in area. Nel secondo tempo il Verona ha anche giocato, però non è riuscito a trovare quella concentrazione probabilmente necessaria, ma credo che anche questo comportamento dell'arbitro abbia influito anche sul morale dei giocatori. Quindi ho sentito anche la radiocronaca della radio, quindi credo che siamo di fronte ai cronisti della Rai abbastanza esterni, imparziali. Ha parlato di un furto legalizzato poi dal secondo gol. Io dico invece che è stato un furto organizzato questo. Allora, Rino Tommasi, il sindaco, ha appena parlato di furto organizzato. No, secondo me è una partita arbitrata male. Io non parlo di furto organizzato, non penso a queste cose. Effettivamente la partita è stata arbitrata in modo che peggio non si poteva. Se ci si chiede come mai si deve far venire un arbitro dalla Francia, e non mi riferisco al fatto che l'arbitro è francese, Platini è francese, perché queste sono illazioni che lascio ai tifosi, io non lo sono francamente, ma non vedo perché si debba far venire un arbitro francese quando la partita poteva essere diretta da un arbitro italiano. Effettivamente ci sono state delle decisioni perlomeno incomprensibili. Dicono che le partite di Coppa durano 180 minuti, questa partita è durata 20 secondi. Quanti ne sono passati nel secondo tempo tra il fallo di mano di Serena e il colpo di testa di Serena? Tra un colpo di mano e un colpo di testa si è decisa tutta la partita, si è decisa. Può darsi anche che il Verona non sarebbe riuscito a segnare, poteva anche sbagliare il rigore, potevano succedere tante cose. Effettivamente lascia l'amaro in bocca più di quanto non l'abbia lasciato lo stadio vuoto. Ho detto giusto? Ma è giusto, io dico che la differenza probabilmente l'ha fatta Tacconi, che ha fatto delle ottime parate, quindi per me è stato determinante per il risultato. Ecco, per alcuni la differenza è stata fatta dall'arbitro invece. Ma io non voglio entrare in polemica, io ero da vedere la partita, ci sono state alcune contestazioni, ma io non voglio entrare in merito. Ecco, questo Verona come l'ha visto? Ma io, come dicevo prima, l'ho vista bene, ha giocato bene e la differenza l'ha fatta Tacconi.
Negli spogliatoi, per la rabbia, un giocatore del Verona rompe un vetro con uno zoccolo. Arriva un carabiniere, ma Bagnoli risponde: se cercate i ladri, sono da un'altra parte. Nelle nostre condizioni, mi sembra che siamo già stati presi per il culo, perciò non mi sentirei neanche domani. Ma no, domani mi sentirei ancora di dire, e forse direi delle cose troppo cattive, e allora è meglio già. Allora Fonto, senti, ma l'avete visto tutti, ha preso per il culo 50.000 persone, 50.000, 20 milioni di persone ha visto la televisione, uno salta di testa dentro l'area, la prende col pugno, la vedono tutti e non la vede l'arbitro, però il nostro l'ha visto e questo qui ha condizionato tutta la partita. Ecco, io dico solo che si può giocare a calcio, si può vincere o si perde, ma farsi prendere per il culo in questo modo, no, ecco, non mi sta mica bene. Sindaco, ha parlato di furto organizzato addirittura. Ma io, so che ti dico, a questo punto qui ti dico la verità, viene voglia anche di lasciar lì, di lasciar perdere, perché è inutile, tu vai fuori, fai dei sacrifici, vai a giocare queste partite qui e poi sai già che va a perdere per delle cose incredibili. Ecco, ci hanno preso per il culo, non lo so, l'arbitro forse ci ha reso in fase della partita, adesso faccia fare, diranno che saremo delle vittime noi. Comunque a questo punto qui auguriamo la Juve che vada in fondo. Ecco. Il sindaco ha parlato addirittura di un furto organizzato. Vuol dire che ha visto bene la partita, perché se si è visto anche da fuori, da dentro qualcosa di storto è andata, da su non so, se si è visto anche da su vuol dire che... Certo, da su due rigori sembrano netti proprio. Quello di mano clamoroso, abbiamo visto i giocatori della Juventus mettersi le mani nei capelli, perciò aspettavano solo il fischio dell'arbitro. Senti, per il resto questa partita si spiega soltanto con questo arbitraggio, no? Ma è stati condizionati un po'? Molto, noi non potevamo fare niente. Appena alzavamo un pizzico la gamba, noi c'era subito punizione per loro, invece cosa che non accadeva dall'altra parte. Il rigore netto allora? No, per me è stato non un rigore. Su di te in attacco? Sì, questo è stato un rigore perché è stato non fuori gioco. Io sono stato dietro l'uomo di Juve. E il tuo, cosa hai visto? C'è stato questo? Sì, così. No, quello del rigore che ha dato, no? Ti è arrivato addosso, non è stato volontario per te? No, io ho fatto così. Qua. Sì, sto qui. Sì, qui. Tra spalla e sì, petto. L'arbitro è stato 50 metri. Quindi per te quello non è rigore? No, per me non è un rigore. Tu, no. Tu non sei andato perché paura che avevi uomo dietro? No. Per me non lo ricordo. Ti è mai capitato un arbitro così? Sì, noi abbiamo questo arbitro avuto a Amsterdam. Anche lui ha fischiato non rigore per noi. A Amsterdam. Contro Amsterdam, contro Ajax. C'eravamo illusi che potesse essere portata su un piano di parità, ma in effetti non è mai così. Senti Roberto, l'hanno visto tutti anche in televisione, la televisione vi ha dato ragione. Stare qui a parlare. Ma è inutile parlare perché di fatto c'è che noi siamo fuori dalla Coppa dei Campioni e loro sono rimasti dentro, anche perché sicuramente ha qualche santo in paradiso. Tutto qui, per il resto non so cosa dire, anche perché abbiamo preso il secondo gol, il primo gol così, e stavamo giocando abbastanza bene, abbiamo creato delle occasioni da gol, ma è inutile star qui a recriminare. Quando perdi prendi le pacche sulle spalle e di fatto c'è che sei fuori dalla coppa. Io non ho visto mano sul palo, non ho visto. Ma perché l'arbitro ha fatto questo? Come? Perché l'arbitro ha fatto questo? Perché un incapace o perché? Forse perché è Juventus. Va bene. Ti era mai capitato un arbitraggio così in tutti questi anni? Come? Tutti questi anni, ti era mai capitato un arbitro così? Sì, trovato, però mai visto un arbitro senza pubblico, senza... Capito? Senza tensioni. Sì, sì, per lui è facile, non è spettatori. Se lui non ha visto questo rigore, basta arbitro, basta, perché manca occhiali. Se non risponde a questione. E con Brio cosa è successo dopo? Brio? Niente. Niente. Hai sua maglia qua. Che fai con questa maglia? Troppo grande per me. No, che cazzo fai, no?
volte, che al limite poteva andare diversamente. È così, purtroppo. Il calcio è... Perché la televisione comunque aveva dato ragione, no? Ma cosa ci facciamo che ha ragione? Bisogna dargli i rigori. Non bisogna stare lì. Una gara falsata dall'arbitraggio. Ragione o non ragione. Qui, quando succedono queste cose qui, non puoi dirci niente. E ora basta. E poi dobbiamo pensare al campionato e quello che ci interessa è quello lì. Siamo usciti fuori malamente, abbiamo dato tutto quel possibile che si poteva fare. E se poi dopo tante cose siamo andate a queste situazioni, non è demerito nostro, né colpa nostra. Ma io nervosismo non mi sembra di averne visto. Noi siamo venuti qui a Torino per fare la nostra partita di calcio e l'abbiamo fatta, anzi abbiamo dimostrato di aver giocato un buon calcio. Nervosismo non mi è sembrato di vederne, forse ho visto un po' di nervosismo nei giocatori della Juve, qualcuno forse aveva ancora un po', conservava un po' di rancore per la partita dell'andata, ma noi eravamo completamente tranquilli, insomma. L'abbiamo io visto. E Mauro in particolare se la sono presi con la panchina, mi pare anche. Ma questi sono problemi loro, io conosco Massimo Mauro e dico che è un ragazzo squisito e non so come mai sia stato nervoso. Brio non lo conosco, non posso dire niente di lui. Senti Gigi, quello su Fontolan è nettissimo, no? Siete corsi tutti dall'arbitro. Ma Serena è saltato e ha deviato la palla con la mano, se ne sono accorti tutti e l'arbitro purtroppo probabilmente era ancora coperto e stavolta non ha fischiato. E poi quello su Brigel? Quello su Brigel ha chiamato un fuorigioco impossibile perché lui è scattato, è stato atterrato, quindi se è scattato da dietro non può essere fuorigioco. Comunque va bene così. Tanta rabbia, un vetro rotto, ma alla fine è la Juventus che va avanti in Coppa dei Campioni. L'arbitro Wurz lascia lo stadio comunale inseguito dai giornalisti, ma non rilascerà dichiarazioni. Per lui lo attende una lunga squalifica, non arbitrerà più. Tutta che circola che questo francese abbia trascinato la Juve, non era Platini ma l'arbitro Wurz. Ma io qui sto raccontando, dicevo prima Luigi Bertoldi, quello che poteva essere non è stato, perché tutto ruota e si decide nel giro di pochi minuti. Il Verona che era già in svantaggio per un rigore subito per un identico, non identico, per un colpo di mani di Brigel, ne invoco un altro perché a Serena alza un braccio, devia nettamente la traiettoria del pallone, era pressato da lì l'arbitro. Io sono un alsaziano che sinceramente non vorrei mai vedere nel campionato italiano, tanto è stato sgradevole, incapace, non so, io non vorrei adesso andare su altre parole più gravi e più scorrette, ecco. Questo dice che lascia correre, dice non è rigore, e scatta neanche dopo un minuto e mezzo il contropiede di Mauro su cui c'entra, che rompe di testa, libero come un uccello, Serena, e fa boom nella porta di Giuliani, che secondo me è rimasto un po' fermo come una statua, ma questo è un altro discorso. È chiaro che da un possibile 1-1 si è passati sicuramente a un 2-0, senza discussioni per il Verona, e questo non mi sembra giusto, non tanto per la partita in sé, che tecnicamente è stata quasi una schifezza, se vogliamo dire, ma questo dipende anche dal fatto che non essendoci il pubblico, io sapevo benissimo, veniva fuori una rappresentazione da calcio paesano, come spesso avviene nelle scapole mogliate, no, scapole mogliate, questa era una disputa per l'Europa, però avete visto, tecnicamente non è stato un bel vedere. Io tutte queste cose qua le avevo previste, però non avevo previsto che a un certo momento arriva qua un arbitro che privilegia, a mio avviso, una squadra sola, che era vero, che è stata la Juventus. Io capisco, cos'è che dici? Le facevo una domanda successiva, così facendo un saltino avanti. Ora che ne sarà di questo Verona? Ma perché? Ma il Verona non è mica che sia finito perché qui oggi è stato maltrattato da un arbitro un po' scemoto, ecco. Il Verona è squadra che sicuramente tirerà fuori i suoi giusti attributi anche in campionato, certo è un colpo duro, questo era l'ultimo traguardo a disposizione forse che aveva il Verona, e vederselo così borseggiato, chiamiamolo, davanti in questo modo lascia un po' di dispiacere. Con questo voglio dire che non è che abbia fatto molto il Verona sul piano del gioco. Qui ci sono dei giocatori chiaramente che vanno a due cilindri, macchinoni come Brigel, come altri, certo se fosse venuto subito il nano Galderisi partita era, ma così possiamo discutere anche qui su quello che poteva essere non è stato. Il Verona ha avuto tante disgrazie, infortuni e tegole in testa, questo penso che questa sia stata senz'altro la peggiore. L'importante è, ecco, adesso
di non drammatizzare, dopo, di non aizzare il pubblico a delle sacre o vendette tipo guerra santa, perché purtroppo questi sono gli episodi che capitano nel calcio. Io non penso neanche alla malafede dell'altro, proprio è troppo stupido, è stato troppo incapace, troppo vistosamente incapace per pensare che l'abbia fatto volutamente. Secondo me non l'ha visto, certo il Verodi che è grazie al cavolo, non l'hai visto, però mi hai dato una palata a me in faccia, ecco.